quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Bentornati in questo video tutorial tra un oleandro e un baobab. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di accordi e spartiti. E con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti un brano del 1968, scritto da Vito Pallavicini per quanto riguarda il testo e dal super Paolo Conte per quanto riguarda la musica. Azzurro, infatti, è un brano che ha 250 milioni di accordi che strizzano un po' l'occhio anche al jazz, con tutto il dovuto rispetto per Azzurro e per il jazz. Te la proverò a spiegare con il Tampic, ma la stessa identica spiegazione varrà anche per il fingerstyle. Te la sconsiglio un po' con il plettro, non è un brano che mi piace troppo accompagnare con il plettro. Quindi o dita o Tampic. Il Tampic è questo coso qua, che Tampic, si mette sul pollice, thumb, e mi dà molto più attacco sulle basse rispetto a suonarlo con le dita, ma insomma puoi scegliere liberamente tu. Partiamo dall'introduzione, siamo in tonalità di si bemolle minore, molto direi scomoda, quindi capotasto al primo tasto e suoneremo in tonalità di la minore. Tutti i suoni che ti dirò saranno suoni trasposti, cioè non sarà un si bemolle ma sarà un la minore. Accordo di la minore, basso, quarta e terza corda, cambio basso, canta il do, cambio accordo, canta il si, cambio il basso e riparto, cambio il basso, questa è lentamente eseguita, è la versione mia dell'intro. Accordo della strofa, io per iniziare la strofa, un po' anche per abitudine perché l'ho sempre suonata così, aggiungo un passaggio cromatico dalla nota La, Sol diesis, Sol, e parto poi con l'accordo di La minore, quindi Mi 7, anzi Mi maggiore, Mi settima uguale, e parto. Iniziamo quindi con la ritmica della strofa. Soffermiamoci proprio sulla ritmica, però, che se ci pensi è un po' l'aspetto fondamentale di questa marcia, chiamiamola così, sia che tu la voglia eseguire con il Tampic, sia che tu la voglia eseguire con le dita. Due regole fondamentali. La prima regola è alternare la nota fondamentale al basso, quindi nel caso dell'accordo di La minore la nota fondamentale è La, con la sua quinta, La, Si, Do, Re, Mi, quinta e sesta corda, quindi un accordo, quinta, nota fondamentale e quinta. Con l'accordo di Re minore, idem, tonica, Re e quinta, Re, Mi, Fa, Sol, La. E l'alterno con l'accordo. Questo principio vale poi per tutti gli accordi. Prendiamo un Si settima, alternerai la nota fondamentale, Si, con la sua quinta, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis. Quindi questo sarà il movimento anche sull'accordo di Si settima, ne abbiamo visto un altro. Ma l'altro aspetto fondamentale è quello che una ritmica suonata così non va assolutamente bene, deve essere molto più salterina. E come ottengo questo effetto salterino? Stoppando sia con la mano destra, ma anche allentando con la mano sinistra. La mano sinistra decide quanto deve durare l'accordo. Se lo tengo premuto non si interrompe, se allento la pressione è un altro risultato. E il Tampic mi aiuta non solo ad avere l'accordo stoppato ma anche il basso, proprio perché devo appoggiarmi
con il palmo della mano destra all'altezza del ponticello e senti che ho più attacco e diventa molto più salterino. Olè. Perciò accordi della strofa, facilissima da ricordare, accordo fondamentale con la sua dominante, quindi Mi o Mi settima, e accordo fondamentale. Quarto grado, Re minore, con la sua dominante, quindi la settima e Re minore. Ferma tutto un secondo, se questo video tutorial ti sta piacendo e ne vorresti degli altri e ci vuoi aiutare concretamente, l'unico modo che hai, oltre a farci qualche bonifico così a random, è iscriversi al canale YouTube di Accordi e Spartiti. È un gesto semplicissimo per te, ci aiuti a crescere, a fare contenuti migliori, quindi grazie e continuiamo con Azzurro. L'accompagnamento quindi sarà La minore con la quinta al basso, Mi settima con la quinta al basso. Idem per l'accordo di Re minore, nota fondamentale, quinta al basso, La e quinta al basso. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. La maggiore che preannuncia una modulazione e andiamo al preritornello. Perciò La maggiore, Mi maggiore, Do diesis, minore settima, siamo ufficialmente in tonalità di La maggiore. Abbiamo modulato da La minore, ci siamo spostati in La maggiore. Fa diesis, settima, accordo, Si settima, Mi, anche Mi, Mi settima e La, Mi prima del ritornello per poi andare al ritornello, ma anche qua la parte fondamentale sarà la ritmica, quindi alternerai La e sesta corda, Mi e quinta corda, Do diesis minore con la sesta corda, Fa diesis settima con la quinta corda, Do diesis, Si settima, te l'ho fatto vedere prima, con il Fa diesis al basso, Mi e La, Mi, La, olè di nuovo. Spiagge e sono solo qua giù in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro e ritornello, che per semplicità dividiamo in due sezioni perché sono veramente una marea di accordi. Partiamo dal Mi maggiore, Si settima con il basso che si alterna sulla sesta corda, Mi, Mi settima, è uguale, se dico Mi, dico Mi settima, è la stessa cosa, Si minore, settima per me, Mi maggiore, mi accorgo, qua se vuoi ci sta anche il Si minore, settima di nuovo, mi accorgo di non avere la maggiore risorse, senza la maggiore, Mi maggiore, Mi settima, sempre la stessa cosa, e La maggiore, La settima, che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora, seconda sezione, Re maggiore, sarebbe un Re settima più, ma spero non si offenda nessuno se io faccio un Re maggiore. E proseguo con Do diesis minore settima, Re maggiore, che dovrebbe essere settima più, ma che io prendo Re maggiore, Fa diesis settima, vengo da te, Mi maggiore, e riprendo con La maggiore in questa posizione, perché mi piace inserire un movimento di basso, che in realtà c'è, quindi nulla di nuovo, ma mi piace riportarlo sulla chitarra. La maggiore, alternando tonica e quinta sulla sesta corda. La basso sol, alternando il basso di sol e la quarta corda, quindi avrò lentamente. Re basso Fa diesis,
e re basso fa, re minore basso fa. Questo accordo è una discesa di basso, la, sol, fa diesis, fa naturale. Per poi terminare con la maggiore, si minore o si minore settima, mi e la maggiore. Questa è la fine della seconda sezione del ritornello. Rifacciamo da questo passaggio di discesa di basso. Re con il basso di fa diesis, con il basso di fa, la maggiore, si, mi e la. Per poi riprendere con il mio intro. Magari per questa seconda parte del ritornello, per quanto possibile, cerchiamo di aumentare un po' le dinamiche e di stoppare meno gli accordi. Cioè, se prima eravamo su questo spirito, ora che arriviamo dalla la settima, magari apriamo, cioè lo teniamo sempre un po' stoppato, ma neanche troppo. Qua proprio non stoppo niente. Così risulta la parte dell'introduzione, insomma lo strumentale e la strofa risultano molto più efficaci se arrivo da un ritornello un po' più aperto. Se senza di te, allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Bene, a questo punto ti ho spiegato tutte le parti e il mio modo personale, assolutamente personale, per poter suonare azzurro con la tua chitarra acustica. Per carità, si può suonare anche con il plettro, certo. Una ritmichina così non mi piace tantissimo, anche perché il brano è abbastanza lungo, diventa un po' monotono e molto molto più divertente a mio avviso la versione con il thumb pick o le dita, e soprattutto meno stancante per la mano sinistra. Qua ho tanti accordi in posizione aperta che con il plettro farei fatica ad accompagnare, non mi piace tanto. Quindi o usi tutti i barrema, ragazzi, è lunga, Scherzi a parte, spero che questo video tutorial ti sia piaciuto. Io ti ringrazio per averlo visto fino alla fine. Se è così, comunque lasciaci un pollicino all'insù e qualche commentino carino qua sotto. Io ti saluto e noi ci vediamo chiaramente in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!